Ecco come si presenta Portalba il giorno dopo la raffica di multe che i vigili urbani hanno combinato alle librerie della storica stradina che collega Piazza Dante a Piazza Bellini. Delle bancarelle di libri nuovi e usati, spesso rari, non resta nulla o quasi. La paura di incappare in nuove sanzioni per la presenza di bancarelle sulla strada ha spinto infatti molti commercianti a tenere i libri dentro al negozio, trasformando di fatto il volto di una delle vie più famose di Napoli. 117 euro di multa a metro quadro occupato, che diventano 170 se la sanzione non viene pagata entro 30 giorni. Troppi per chi, come i librai storici, già vive una crisi senza precedenti. Troppi, soprattutto perché, come dicono gli esercenti, erano in corso trattative con il comune per risolvere la querela e ottenere permessi per l'occupazione di suolo pubblico. Capitate di chiudere e andarmene via, sennò mi facevano il verbale di sequestro. Cioè, questo non so, questa è cultura, non è materiale di contrabbando. Vogliamo solo risolvere una questione e continuare che Portalba sia un luogo di cultura, senza danneggiare né noi librai commercianti, ma nemmeno la gente che passa, il turismo e queste cose qui. Al fianco dei commercianti, come è ovvio, anche i tanti clienti che considerano Portalba simbolo e baluardo della cultura napoletana. Credo che sia una grande perdita, perché qui il turismo, noi veniamo apposta per vedere i libri a Portalba, per vedere le bancarelle. Al di là di questo poi c'è anche il contatto con queste persone, che è un contatto diretto, ci conosciamo da anni. Quindi sarebbe una gravissima perdita. Non so perché si stanno attaccando poi questi settori che sono più marginali e hanno più bisogno di lavoro. L'assessore alla cultura di Napoli, Nino Daniele, cerca di stemperare le polemiche e fa autocritica. Ci è sembrata un po' una distonia rispetto a un impegno che stiamo profondendo appunto per rilanciare quella parte della città che storicamente è dedicata al libro e alla sua diffusione, in un momento in cui il libro e la lettura vivono una difficile situazione, una profonda crisi. Ci sono tante forme di illegalità che vanno perseguite e in fondo la colpa io penso sia nostra che ancora non abbiamo provveduto ad adeguare le regole a un settore in così particolare crisi che costituisce una priorità essenziale per l'attività dell'amministrazione. Quindi dobbiamo farci, piuttosto che criticare, in questo caso è giusto autocriticarci.